che lamenta anche uno spostamento di Mancini, ma qui insomma sembra volontario l'intervento regolare, con il braccio largo va quasi a parare il pallone, sì, Maggiore, sì. Io credo che qua sarà inevitabile il calcio di rigore, infatti è già Dybala sul dischetto. Se non viene ravvisato l'ostruzione da parte di Mancini nei confronti di Maggiore, l'arbitro non può esimersi dal confermare la propria scelta iniziale. Dybala contro Ochoa per sbloccare la partita, siamo al sesto della ripresa, 0-0 nella parziale, ma occasione per la Roma per andare in vantaggio con Ochoa, che ha il compito di salvare la Salernitana. Paolo Dybala dagli 11 metri, parte l'argentino, spiazzato Ochoa, Roma in vantaggio al sesto minuto con Ochoa che si è buttato sulla sua sinistra, pallone dall'altra parte, segna Dybala, Roma in vantaggio al sesto della ripresa, Salernitana 0, Roma 1. È il calcio, la legge del calcio con la Salernitana, che avrebbe meritato sicuramente qualcosina in più nel primo tempo, e in questo avvio di ripresa si è fatta trovare impreparata, l'abbiamo detto poco fa, della ingenuità di Gyomber, che ha regalato di fatto un calcio d'angolo dagli sviluppi, poi la Roma che tra l'altro squadra famosa per sfruttare molto i calci da fermo è riuscita a trovare questo colpo fortuito in area, questo tocco di braccio piuttosto evidente da parte di Maggiore, che celebra nel peggior modo possibile la sua centesima presenza in Serie A. Segna la Roma dunque della Champions League, intanto però la Roma il tacco di Dybala per l'inserimento da parte di Christensen, che mette in mezzo la rete, Pellegrini raddoppia per la Roma, tutto molto bello con Pellegrini che va a sancire la seconda rete giallorossa nata dal tacco di Dybala, inserimento a destra di Karsdorp, pallone perfetto sul secondo palo dove Pellegrini sfugge al controllo di Chouanin, anche di Gyomber, e tutto solo a un passo da Ochoa mette dentro il gol del 2-0. E questa è una gran bella azione da parte della Roma, quando Dybala si accende, e in questo secondo tempo lo sta facendo, è chiaro che il tasso di pericolosità offensiva dei giallorossi aumenta in proporzione, bravo anche Karsdorp a offrire a Dybala un passaggio in profondità, Karsdorp che poi una volta presa la linea di fondo l'ha messa dall'altro lato dove la corrente Pellegrini non ha dovuto far altro che metterla dentro da pochissimi metri di distanza, tra l'altro dimenticato completamente da Chouanin, che nello scacchiere tattico della Salernitana, come avevi notato Cristiano, ha preso il posto di Sambia, con la differenza che Chouanin è un attaccante di fatto, Sambia invece agiva a centrocampo a destra e ha una formazione da difensore, probabilmente lì qui la diagonale l'avrebbe fatta, avrebbe seguito, Chouanin non l'ha fatto e per Pellegrini è stato un gioco da ragazzi metterla dentro. Pellegrini che con Mourinho ha giocato in diversi ruoli, trequartista, praticamente seconda punta, mezzala. Io credo che però il suo ruolo naturale, quello dove rende meglio, è quello di mezzala, come a Sassuolo, dove ha dato davvero il meglio di sé. Credo che con De Rossi avrà sempre più peso specifico nel centrocampo della Roma, proprio in questo ruolo di mezzala. Magari la Roma avrà bisogno più di un play basso, c'è Paredes, c'è Cristante, magari maggiore qualità servirebbe, però Pellegrini lì secondo me ha il suo ruolo naturale. Ad uscire e a mettere sui piedi di Cristante un pallone poi da sventagliare in avanti per Dybala. Il colpo di testa di Castanos, la rete della Salernitana al 25esimo, discorso che ha aperto, cross perfetto da sinistra da parte di Chouanin, che ha pescato all'interno dell'area di rigore. Castanos, c'era anche Simi, ma il più libero era proprio il numero 20, maglia granata, con il traversone che lo ha trovato pronto all'incornata senza neanche saltare, ha spedito alle spalle di Rui Patricio al 25esimo, Salernitana 1 Roma 2. È la scossa che si aspettava la Rechi, che si aspettava Pippo Inzaghi, e che probabilmente era anche meritata e dovuta da parte della Salernitana, che poteva veramente subire il contraccolpo del doppio schiaffo preso da Dybala e Pellegrini, ha trovato la forza con una novità tattica, con Chouanin che si è spostato a sinistra per fare male alla difesa della Roma, in questo caso da rivedere un po' l'atteggiamento in difesa da parte non tanto dei due centrali difensivi che hanno lasciato Castanos indisturbato, quanto da parte dei centrocampisti della Roma, Pellegrini e Cristante, nessuno dei due ha seguito il taglio di Castanos.
Ramos, che è partito dal limite dell'area, è arrivato indisturbato al centro a raccogliere il cross perfetto di Çağnar. Fuori Dybala, dentro nella Roma della voglia del pubblico di casa. Adesso deve provare a mettere l'ultimo pallone in mezzo, non lo fa, lo perde malamente, c'è il contropiede di Lukaku da sopra. Lukaku arriva Lovato, Lukaku prova il doppio passo, scivola, si rialza però il belga con il pallone però gestito dalla Roma, che ha l'intenzione di congelare la partita. Cristante arriva, c'è il movimento di Awara, si va a cercare Lukaku sull'esterno, Lukaku difende su Lovato che fatica ovviamente a bloccarlo, c'è però la posizione regolare del belga, c'è forse anche un'ultima possibilità per la formazione di Pippo Inzaghi. Siamo però allo scoccare adesso del 50esimo, Salernitana 1 Roma 2, Ochoa deve velocizzare la Salernitana per un ultimo assalto, non c'è più tempo. Finisce qui la sfida della Recchi, la Roma vince ancora, la Roma di De Rossi vince ancora, e 2-1 sul campo della Salernitana.